Buongiorno, benvenuti a questa finestra sul rapporto tra cultura e impresa che caratterizza anche questa edizione del Salone della CSR. Voglio ringraziare naturalmente Rossella Sobrero che Indomita ha voluto comunque dare continuità a questo che è un punto di riferimento per il mondo della CSR a livello nazionale. Noi come Comitato Cultura più Impresa ormai da qualche anno raccontiamo come anche la cosiddetta CSR, Corporate Cultural Responsibility, faccia parte a tutti gli effetti dei piani di responsabilità sociale delle imprese. In logica di benchmarking, ovvero cerchiamo, come cercheremo oggi, di raccontare quali sono casi, obiettivi, esigenze e sostanzialmente come può essere funzionale la comunicazione attraverso l'arte della cultura alla comunicazione di impresa. Per farlo oggi abbiamo un ricco panel dal punto di vista quantitativo e qualitativo che vado a presentare e siamo in parte in presenza e in parte non. Andiamo con la chart, per favore. Perfetto, eccoci qua. Questa è la formazione che vi terrà compagnia per un'ora e mezzo circa. Come vedete siamo in molti, sia collegati che in presenza. Quindi saluto intanto Antonella Zaghini, responsabile area CSR, comunicazione istituzionale di Guna, azienda farmaceutica. Buongiorno e benvenuta. Grazie. Con noi è collegato nella coppia Guna Teatro alla Scala, come poi vedremo, Lanfranco Licaoli, che è direttore marketing e fundraising del Teatro alla Scala, che non so se ci sente. Buongiorno o se comunque a tutti, ascolteremo sento più tutti, tardi. Grazie dell'invito. Buongiorno, ecco qui. In audio c'è, perfetto. C'è anche in video. A più tardi, a tra poco anzi. Poi abbiamo sempre in collegamento, questa volta da Venezia, Alexia Boro, direttrice comunicazione e relazioni esterne della collezione Peggy Guggenheim di Venezia, che è collegata insieme a Matteo Borsari, direttore comunicazione digital eventi business di Florim, azienda di ceramiche. Buongiorno intanto Alexia. Buongiorno a voi, buongiorno Francesco e buongiorno a tutti quanti da Venezia, grazie dell'invito. Sapendoti a Venezia ti invidiamo un po' e comunque poi ci farai vedere le immagini della collezione che già che conosciamo. E c'è anche Matteo Borsari, facciamo una prova come se fosse un appello. Grazie, buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Perfetto, buongiorno, eccoci. Buongiorno. Qui invece in presenza abbiamo il CEO di The Swatch Artist Peace Hotel, Carlo Giordanetti. Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Che proviene dalla lontana Svizzera e quindi in termini diciamo di distanza è quello che ha sostenuto la maggiore. Quello esotico, è quello esotico. poi abbiamo invece da Trento Michele Lanziger, direttore del Museo delle Scienze di Trento. Buongiorno Michele. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Benissimo. E in presenza abbiamo infine... buongiorno, ecco Michele da Trento, poi Marco Amato che è Corporate Communication Project Manager and Museum Manager di Lavazza. Buongiorno Marco. Buongiorno, buongiorno a tutti. Possiamo dire che questa è una delle tue prime uscite con questo nuovo incarico? Esatto, sì, perché nonostante il Covid a giugno l'azienda mi ha dato anche quest'altro incarico bellissimo di lavorare alla comunicazione corporate, per questo sono qui. Complimenti, mi sembra un'ottima opportunità. E poi con Paola Dubini, professore associato in economia aziendale dell'Università Bocconi, quindi gioca in casa, con cui faremo poi considerazioni e sintesi rispetto a quello che ascolteremo insieme. Quindi il principio è proprio quello di lavorare e di confrontarci sulla base di un principio del benchmarking. Due battute sul Comitato Cultura più Impresa che abbiamo fondato nel 2013 insieme a Federculture e come dovremmo vedere da una chart che sintetizza quello che facciamo. Vabbè, comunque ve lo racconto perché lo so. Ecco, diciamo che noi lavoriamo a diversi livelli, il nostro obiettivo è quello di rendere più efficace, più frequente, più potente il rapporto e la collaborazione fra imprese e attività culturali attraverso strumenti che sono le sponsorizzazioni e le partnership, le produzioni culturali di imprese e l'applicazione dell'art bonus. Oggi ad esempio parleremo di due di queste categorie. Abbiamo un'attività di formazione a cui per esempio pensiamo e di formazione che, di cui fa parte questo momento, questo confronto di oggi,
e abbiamo anche un'attività di benchmarking significativa, che è il premio Cultura più Impresa, che è considerato oggi l'osservatorio di benchmarking più aggiornato e più articolato su questo, in questo settore in Italia in questo momento. Proprio da premio Cultura più Impresa oggi traiamo alcuni spunti per fornire delle informazioni su come hanno risposto le aziende che hanno partecipato al premio di quest'anno. Quest'anno per la prima volta abbiamo dedicato una menzione speciale in collaborazione con le sonde della CSR proprio al rapporto con le arti e la cultura declinato in chiave di responsabilità sociale d'impresa. Abbiamo anche chiesto ai circa 40 e passa casi che hanno partecipato in questa sezione quali fossero e quali siano le motivazioni per cui un'azienda decide di investire in responsabilità sociale attraverso le arti e la cultura, e queste sono le risposte che sono state date. In generale, uno sviluppo culturale della società, considerando che ormai è un dato di fatto che lavorare a fianco dell'arte e della cultura, che sono un driver di sviluppo non solamente sociale ma anche economico e occupazionale, produce comunque beneficio per la società in generale. Poi è interessante vedere quali sono gli altri tre istogrammi che sono un po' più alti nelle risposte, ovvero il tema della sostenibilità dell'ambiente. Quindi l'arte e la cultura fanno parte in generale dei progetti di sostenibilità delle imprese, e su questo ne parleremo proprio oggi, abbiamo un paio di casi da questo punto di vista. C'è il discorso invece della riqualificazione territoriale, tema caro attraverso le arti, l'arte contemporanea in particolare, la street art, è un altro tipo di attività che è molto presente negli obiettivi. E poi c'è in generale la valorizzazione del patrimonio culturale, proprio perché avere un patrimonio culturale conservato e valorizzato fa parte poi molto spesso del marketing anche dei territori. Quindi oggi vediamo con i casi che andiamo a presentarvi, su cui andiamo a confrontarci, quali sono le risposte delle aziende e degli operatori culturali proprio anche su questo tema. Ma non possiamo evitare, e questo è il titolo del webinar di oggi, il fatto che nel 2019 avremmo parlato in un certo modo, nel 2020 parliamo in un altro, e quindi andare oltre la crisi e come la crisi, che purtroppo non è passata ma è ancora in essere, che ha destabilizzato sia il mondo della cultura che il mondo dell'impresa, come questo rapporto è stato toccato nel bene e nel male dalla pandemia e dalle attività connesse. A questo punto iniziamo con Antonella Zaghini, responsabile area CSR e comunicazione, come diciamo, di Guna, azienda farmaceutica. E poi dialogheremo con il Teatro La Scala, che è nella fattispecie il progetto culturale di cui oggi parleremo con Antonella. Direi che varrebbe la pena forse di lanciare un video che in due minuti racconta da dove viene questo progetto, di cui poi approfondiremo le dinamiche. Eccolo qua, è arrivato. Guna è nata 36 anni fa dall'iniziativa di mia moglie ed io. All'epoca eravamo neolaureati, ma entrambi con una passione particolare, si sente il video, si sente quella dell'omeopatia. E quindi, partendo da zero, abbiamo creato questa azienda, che oggi è l'azienda leader in Italia nel campo della medicina omeopatica, delle medicine naturali. La nostra ambizione è quella di avere farmaci efficaci, senza effetti collaterali, e che tengono conto dell'uomo nella sua complessità di corpo, mente e anima. Noi siamo un'azienda milanese, e quando l'icona di Milano, cioè La Scala, nella persona del suo sovrintendente Pereira, ci ha proposto di fare una collaborazione, noi abbiamo aderito e abbiamo fatto una proposta un attimo controcorrente, come piace a noi in genere, e il sovrintendente ha avuto questa apertura mentale di fare una cosa che La Scala non aveva mai fatto, ossia organizzare, prima di alcuni spettacoli del cartellone normale, degli incontri destinati agli aficionados della Scala, che erano interessati a sentire delle presentazioni sull'argomento arte e benessere. Fa parte proprio del nostro tipo di ricerca verificare se c'è un collegamento tra l'arte, tra la bellezza, tra la musica
e il benessere. Anni fa Dostoevskij aveva affermato che la bellezza salverà il mondo. Noi più modestamente cerchiamo di verificare se l'arte può migliorare la salute dell'essere umano. Ecco, Antonella, come nasce quindi la decisione di abbracciare il Teatro La Scala, ma soprattutto di lavorare con un progetto sicuramente non convenzionale in generale per voi, ma anche poi come vedremo per il teatro? Sì, appunto, come ricordava nel video il Presidente, è stato un po' anche un incontro casuale, se vogliamo. Da subito c'è nata l'idea, tra tutti e due i partner, appunto, di sviluppare qualcosa che fosse veramente anche innovativo, che desse un significato e non fosse una semplice, diciamo così, sponsorship un po' avulsa da significato. Quindi dal confronto appunto è nata questa idea di proporre, diciamo così, proprio un approfondimento culturale. E per la prima volta appunto abbiamo coinvolto il teatro in una, diciamo così, in una serie di talk che vengono, diciamo così, tenuti prima di alcuni balletti che sono selezionati ad hoc, e in cui, diciamo, con medici, esperti d'arte, artisti si confrontano appunto sul, diciamo così, sul tema della fruizione dell'arte e del benessere che ne deriva per l'organismo. Questo, diciamo così, è supportato da tante ricerche scientifiche, per cui non è, cioè è una cosa che in maniera anche un po' empirica si è sempre detto, no, che l'arte comunque ha un effetto benefico, eccetera. Oggi lo dice la scienza. Infatti c'è proprio un documento del 2019 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha, diciamo così, indagato più di 3.000 studi e, diciamo così, ha proprio detto e affermato quanto, che ricchezza è emersa proprio da questi studi che lo dimostrano, appunto. Tra l'altro possiamo segnalare che questo documento, questo studio della OMS, è disponibile perché grazie al CCW, Corporate, sì, Welfare Center, che è stato costituito qualche mese fa da Caterina Seia e da altri fondatori, hanno deciso proprio come primo atto di rendere disponibile, di tradurre disponibile pubblicamente questo documento, che è fondamentale perché da lì nasce poi tutta una serie di provate del fatto che l'arte e la cultura, sì, effettivamente possono curare nel senso anche medico-scientifico e non solamente, diciamo, dell'elezione, per così dire, e della creatività, come molto spesso è stato anche detto. Sì, sì, infatti proprio c'è proprio un miglioramento del benessere psicofisico. Quindi lo studio, come dicevi tu, è abbastanza imponente proprio perché è un'indagine molto, molto allargata e corposa. Tra l'altro solo una selezione, in realtà sono anche molti di più. Poi vedremo con il Teatro La Scala qual è stato il beneficio percepito dai fruitori e dal loro pubblico. Ma dal vostro punto di vista, visto che siete un'azienda, dal punto di vista del ritorno sull'investimento, e visto che è un progetto che va avanti da qualche anno, quindi lo avete avviato, avete deciso che funziona e continuate a portarlo avanti. Mi sembra che sia, se non ricordo male, il principale progetto che avete di partnership e sponsorizzazione culturale. E quindi in che modo misurate il fatto che meriti e che il ritorno quindi sia stato soddisfacente? Ma sicuramente... Diciamo, il ritorno dell'investimento non è stata forse la molla che ci ha spinto in fase iniziale a
come dire, a scegliere questa strada. Quindi approccio, c'era, diciamo, mecenatistico, un po' come diceva il vostro presidente, nei confronti della città. Sicuramente, sì, è nato un po' così proprio perché non c'era un precedente di questo tipo e quindi era un po' una scommessa per tutti, sia per noi, come dirà poi anche Lanfranco, anche per il teatro è stata un po' una prima volta, quindi siamo partiti con uno spirito un po' pionieristico, però diciamo che comunque quanto ci ritorna sia in termini di visibilità ma anche di diciamo così, di feedback da tutti diciamo gli attori coinvolti in questa iniziativa, ci dà la forza di continuare, perché diciamo c'è la necessità proprio di lavorare, di, come dire, portare le persone a una maggiore consapevolezza su un modo anche di concepire la salute in una maniera più sostenibile, più orientata ai corretti stili di vita e anche alla prevenzione, no? Soprattutto in quest'ultimo periodo è un tema che è molto caro a tutti, certo. Quindi ci sentiamo in qualche modo investiti anche di una responsabilità di dare un contributo anche dal nostro punto di vista del tipo anche di business che noi portiamo avanti. Essendo voi un'azienda farmaceutica, mi sembra tra le leader a livello della vostro segmento specifico, sì. Quindi possiamo anche dire che, come dovrebbe accadere nelle migliori sponsorizzazioni patrici culturali, l'impresa mette a disposizione non solamente risorse ma anche know-how e competenza. E probabilmente al Teatro alla Scala mai sarebbe venuto in mente di declinare il proprio balletto e raccontare al proprio pubblico qualche cosa di questo tipo se non avesse avuto un partner che ha portato questo punto di vista molto, molto particolare. Sì, sicuramente, infatti poi in questi talk portiamo esperienze e ricerche specifiche, tra l'altro è stato fatto proprio con un primo ballerino della Scala, proprio uno studio scientifico valutando proprio le performance dell'artista e esaminando quelle che sono poi, diciamo così, le reazioni da un punto di vista cellulare dalla fruizione proprio dell'atto artistico e della musica, molto interessante. Ecco, a questo punto mi collegherei con e saluterei di nuovo Lanfranco Licaoli del Teatro La Scala, chiedendo il punto di vista della situazione culturale e quindi intanto come avete vissuto e come avete accettato questa proposta non convenzionale da parte dell'azienda. Siamo collegati con Licaoli? Sì, siamo qui, buongiorno innanzitutto. Perfetto. E grazie ancora dell'invito. Mi scuso se ho una piccola benda sull'occhio, una piccola infiammazione, quindi mi chiedo scusa per chi è collegato, un saluto a tutti, in particolar modo all'amica Paola Dubini. Rispondendo alla sua domanda, come abbiamo accolto, ma sostanzialmente la proposta del dottor Pizzocca era stato quello di pensare a un progetto comune, che non fosse una semplice sponsorizzazione. Scusate, devo chiedere alla regia, possiamo farlo in diretta, di alzare un po' il volume qui del nostro altoparlante, altrimenti non sentiamo quello che dicono quelli che sono collegati e non riesco poi a dialogare con loro, se possibile, grazie. Dunque, come stavo dicendo, appunto, abbiamo accolto quella che era la proposta del dottor Pizzoccaro di pensare a un progetto di sponsorizzazione non tradizionale, ma che fosse in realtà un progetto in qualche modo a modo suo di ricerca nell'andare ad esplorare quelli che potevano essere dei modi nuovi di collaborare tra impresa e azienda. E nello specifico, come anticipato in parte anche dalla dottoressa Zaghini, abbiamo per la prima volta pensato di andare a comprendere da un punto di vista prettamente scientifico quello che è l'effettivo beneficio che da un lato lo spettatore, fruendo di quello che è appunto l'esperienza musicale, visiva di un'opera, in particolar modo di un balletto, quanto beneficio effettivamente potesse goderne dal punto di vista del benessere psicofisico. E poi la grande avventura è stata quella dell'anno scorso, proprio a vedere, come si anticipava, come un ballerino invece nel danzare, nell'esprimere appunto quello che è la sua arte col movimento, quanto ci fosse un impatto positivo su quelle che erano appunto le reazioni del proprio sistema cellulare. Quindi sicuramente anche dal punto di vista un progetto
per noi decisamente avveniristico, un progetto però basato su quelli che sono, direi soprattutto i valori comuni. Questo è stato il driver che ci ha guidato ogni anno nel rinnovare ormai da 3 anni questa collaborazione, ogni anno pensare come evolvere il progetto e appunto su quali valori. I valori sono stati in parte accennati anche dai colleghi di Cuna, sicuramente un valore di grande attenzione nei confronti della città e del territorio, ed è questa la ragione per cui Cuna ha voluto sostenere la Scala in un ambito specifico come quello del balletto. Ma dall'altro lato si parlava di valori anche appunto più di appunto innovazione di ricerca, ma anche un'idea di attenzione all'altro, no? Attenzione all'altro in un senso diciamo più lato di quello che è soltanto un sostegno evidentemente progettuale o economico al teatro. Questo per esempio è la ragione per cui il prossimo 2 ottobre, quindi venerdì prossimo, in un nuovo appuntamento che andremo a realizzare con Cuna, che trasmetteremo per la prima volta via streaming, andremo a sposare uno dei progetti che Cuna porta avanti ormai da diversi decenni, che è la Giornata Mondiale della Non Violenza. Potrebbe sembrare lontanissima un'idea di non violenza rispetto a quello che è una attività di produzione teatrale. In realtà noi crediamo nei valori alla base di questo progetto, nello specifico di questa giornata, ovvero un'idea di valori innanzitutto di dialogo, di stare insieme, di comprensione, di co-creazione, che alla fine non è altro che gli elementi che stanno alla base di una qualsiasi produzione. Noi ogni sera per poter andare in scena coinvolgiamo centinaia di ballerini, di professori d'orchestra, di coristi, e quindi è un lavoro veramente d'équipe, di sintonia, ed è con un obiettivo, alla fine il nostro lavoro meraviglioso è quello di rendere felici le persone, rendere felici gli spettatori, e quindi ovviamente anche dando loro quello che è un'esperienza, come si dice prima, di beneficio psicofisico, ma anche un'idea proprio di valori positivi. Ecco perché con Cuna, davvero prendendoci quasi, permettetemi così il simbolismo, prendendoci per mano, da anni ormai continuiamo a proseguire questo percorso di comune ricerca. Grazie, e quindi abbiamo visto il punto di partenza e anche il rapporto non occasionale ma strategico, come dovrebbe essere, tra azienda e istituzione culturale. Adesso mi collegherei con Venezia e con la fondazione, con la collezione Peggy Guggenheim, e quindi con Alexia Boro, per affrontare una seconda modalità di dialogo tra cultura e impresa. E questa volta partiamo prima dalla collezione Peggy Guggenheim. Intanto verifichiamo che Alexia ci ascolti. Sì, sono collegata, grazie. Buongiorno. Ecco, noi conosciamo la collezione Peggy Guggenheim e molte aziende conoscono la collezione perché hanno la caratteristica, attraverso il loro progetto intraprese, di coinvolgere e fidelizzare un certo numero di aziende, che non è cosa che non è mai molto facile, e direi che se con le immagini andiamo avanti vedendo prima le bellissime immagini della collezione e di quello che viene fatto, e poi fermandoci laddove c'è la chart con i partner in questo momento della collezione Peggy Guggenheim. Ecco Alexia, visto che dobbiamo anche parlare di un anno particolare, intanto come sta andando? Ecco, questa fermiamoci un momento qui e poi infatti parleremo con Florim, che è una di queste aziende. Come sta andando il rapporto col sistema delle imprese, vostre partner, in quest'anno speciale? Buongiorno a tutti, grazie Francesco. Volevo salutare anche Marco e Carlo, che sono nostri sostenitori all'interno del museo con Swatch e Lavazza, e un saluto particolare anche a Paola Dubini, che è il nostro faro nel goal trasversale della cultura all'interno di ASVIS, perché il museo appunto è associato ad ASVIS da alcuni anni proprio nell'ambito di questo percorso verso la sostenibilità. Per quanto riguarda la tua domanda, Francesco, è un anno veramente complicato per tutti. Noi abbiamo però voluto fin dall'inizio cercare di in qualche modo trasformare questa complessità in un'occasione, in un'opportunità, anche e soprattutto con le nostre aziende, perché in una situazione difficile dal punto di vista economico non era affatto scontato che i nostri
sostenitori volessero continuare a seguirci in questo percorso verso la CSR, la CCR e la sostenibilità che da alcuni anni portiamo avanti con le nostre aziende di Guggenheim Intraprese, come vedete da questa. Ecco, come si fa a mantenere e fidelizzare quindi allora, le aziende in un pool articolato dove ognuno può avere un ruolo e anche un'attenzione particolare? Cioè, in maniera molto pragmatica noi abbiamo trasferito il giorno successivo al lockdown tutte le nostre attività, a volte se vuoi in maniera anche un po' casalinga, improvvisando un pochino perché eravamo tutti a casa in smart working ovviamente, ma cercando di trasformare tutto quello che prima era l'attività in presenza all'interno del museo in un'attività digitale. Questo stesso percorso lo abbiamo fatto con le nostre aziende, cioè alla base c'è il fatto che ovviamente chi ci segue da anni, chi ci sostiene, le aziende e le persone con le quali lavoriamo da anni, credono nei valori del museo, no? Credono in quello che si fa in termini di istruzione di qualità, in termini di ricaduta positiva sul territorio nel momento in cui le aziende sostengono i musei, credono anche e soprattutto nel valore, se vuoi, di comunicazione e di marketing che ha l'arte e la cultura in ambito aziendale. Quindi cosa significa per noi fidelizzarle in questo momento così complesso, con Covid o post-Covid, come vogliamo chiamarlo? Significa fare con loro, progettare con loro sempre più da vicino, in modo da intercettare veramente quelli che sono i punti di congiunzione dei nostri interessi e dei nostri valori con i loro valori e con i loro interessi. Quindi, da un punto di vista proprio pratico, con molte delle nostre aziende abbiamo lavorato in digitale per riuscire a trasferire non solo i nostri contenuti, quindi, non so, le attività di racconto, cioè lo storytelling del museo, piuttosto che i podcast sulla vita di Peggy Guggenheim, dalla sua autobiografia o tutta una serie di altre attività che abbiamo trasformato in digitale, che sono state riprese dalle nostre aziende e questo ha significato in alcuni casi lavorare su contenuti che avevamo già prodotto noi, con altre aziende invece ex novo su degli argomenti che potevano essere il colore, il design, la luce, in base a quelli che sono, i valori appunto di ogni singola azienda, per raccontare insieme una storia. Una storia di valore ovviamente, e questo cosa ha implicato? Lavorare molto più da vicino con loro, quindi una progettazione molto più coinvolgente, diciamo engaging, sia per quanto riguarda il museo che per l'azienda stessa, che da un punto di vista poi della ricaduta ha significato ampliare gli orizzonti sia del nostro pubblico ma anche del loro pubblico, quindi quello scambio e quella, se vuoi, contaminazione che a noi piace tanto tra i pubblici, proprio perché a target sempre diversi di pubblico arrivi il messaggio dell'arte, della cultura e delle aziende, delle imprese che possono fare bene insieme per tutti i motivi appunto che sappiamo legati alla CSR e a quello che hanno detto gli interlocutori prima di me anche a livello di benessere, perché quindi da luogo di frequentazione come l'arte, come il museo, è un luogo dove devi stare bene. Quindi nel luogo di frequentazione, diciamo in presenza, come è il pubblico che vi caratterizza, siete diventati anche e soprattutto in questa fase, diciamo, content provider di contenuti culturali, artistici e di bellezza a cui si sono poi hanno fatto riferimento le aziende vostre partner, in un momento in cui comunque raccontare storie e fare comunicazione anche se online era particolarmente efficace ed era comunque una scelta, una soluzione importante. Nel caso di Florim, così poi veniamo al collegamento con Matteo Borsari, chi ha cercato chi? Perché uno dei temi che interessano gli operatori culturali che fanno fundraising è come si fa a coinvolgere, a trovare, intercettare e poi motivare uno sponsor perché risponda, come dire, alla proposta dell'operatore culturale. Nel vostro caso qual è il vostro segreto e com'è stata la dinamica con la Florim? Allora, intanto volevo, salutando Matteo ovviamente, chiarire che abbiamo fortemente voluto questo dialogo con Florim perché nello specifico loro da poco tempo sono diventati una società benefit, quindi
diciamo, rispetto a quello che è il titolo, il tema del salone di quest'anno, che è i volti della sostenibilità. Ci sembrava, senza togliere nulla ovviamente alle altre aziende che ci sostengono, che però in questo contesto Florin potesse essere in qualche modo un grande testimonial, un ambassador di questo percorso fatto insieme. Nel caso poi specifico, io ricordo che era stato Florin a cercarci, perché aveva in effetti visto quello che il museo fa dal 92 con il gruppo di Google M Intraprese, e aveva probabilmente fatto un'indagine di mercato e benchmark rispetto ad altre possibilità, e quindi è iniziato con loro un dialogo proprio rivolto a quello che poteva essere il loro abbracciare un progetto come quello di Google Intraprese, perché potesse avere delle reali e tangibili ricadute all'interno della loro azienda. Ecco, direi diamo la parola a questo punto. Matteo racconta meglio di me, sì. Ma queste sono state le basi per cominciare insieme questo viaggio, che dura già da molti anni, perché loro sono diventati intraprese 5 anni fa, quindi festeggiamo un lustro insieme di progettazione. Ecco, a questo punto sentiamo dalla voce dell'azienda, quindi un caso in cui un'azienda benefit cerca un operatore culturale perché vuole adottare l'arte e la cultura come elemento e terreno di valore per fare una comunicazione, ad esempio di che tipo? Corporate, anche marketing? Voi siete un'azienda che produce ceramiche e quindi con la bellezza e con il design ha una sua frequentazione. Sì, grazie della parola, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Florin produce lastre ceramiche, quelle che comunemente sono chiamate piastrelle. Negli ultimi anni hanno preso dimensioni inimmaginabili, arriviamo a produrre lastre fino a 1,60 m per 3,20 m, che ci piace dire che possono essere come delle tele su cui gli artisti e i designer possono dare libero sfogo alla loro creatività. Siamo diventati società benefit il 19 di marzo, in pieno lockdown. E siamo diventati società benefit o benefit corporation, che dir si voglia, come segno di continuità con quello che il nostro imprenditore fa ormai da tanti anni. Florin è un'azienda a conduzione familiare, ma non è piccola, perché fattura 400 milioni di euro e ha più di 1.400 dipendenti, da sempre, già dal predecessore, dal padre dell'attuale presidente, operare in ottica di sostenibilità per l'ambiente, ma non solo, anche sostenibilità per il territorio e per la società che è vicina all'azienda, è uno dei capisaldi. Dicevo, il 19 di marzo è stato modificato lo statuto societario, formalizzando l'impegno degli amministratori a operare non solo per il perseguimento del risultato economico, ma anche per il perseguimento dei risultati che vanno nell'ordine di creare benessere per il dipendente e come diceva prima la collega dell'azienda Guna, è provato che la bellezza e l'arte generano benessere. Quindi abbiamo passato velocemente una delle slide, ma si vede bene anche da questa. Per Florin il nostro payoff, Design is our passion, richiama la passione che mettiamo in tutto quello che facciamo, che sia il prodotto, che sia il servizio, ma anche il design. Design inteso come estetica e funzionalità che si fondono insieme, e l'estetica che è arte per definizione, cioè l'arte è bellezza. Quanta parte di, diciamo, quindi di comunicazione è corporate in quanto società benefit, e quanto invece riuscite, anche già che ci siete, perché molto spesso l'obiettivo è di lavorare su due fronti complementari, a farne anche un'occasione di comunicazione di marketing nei confronti dei vostri buyer, dei vostri clienti, dei giornalisti, degli opinion leader del settore del design, piuttosto che invece anche dei dipendenti, perché molto spesso questo tipo di scelta ha anche una ricaduta, un impatto benefico nei confronti della motivazione e nel senso di appartenenza dei collaboratori e dei dipendenti. Assolutamente, diciamo che le cose si fondono insieme. Cioè, oggi tutti parlano di sostenibilità e la rappresentano come una gocciolina di rugiada su una foglia. In realtà la sostenibilità ha una responsabilità economica, perché l'azienda deve produrre un utile, perché se no muore. Ha una responsabilità ambientale, che è quella del mercato dell'ambiente, e ha una responsabilità sociale. Ovvio che noi riusciamo o cerchiamo di fare di tutto per
collegare i benefici e i benefit che ci mette a disposizione la nostra partecipazione a intraprese, e ringrazio Alexia con tutto il suo staff e la direttrice, perché loro sono sempre molto molto disponibili ad accettare ogni nuova sfida che gli proponiamo per creare dei contenuti. Ne parlava prima del progetto in digitale Alexia, ma da quando siamo partner noi tutti gli anni facciamo con loro anche degli eventi fisici presso i loro spazi, e quindi mettiamo a frutto questa collaborazione che abbiamo con loro per, da un lato, dare sostegno a un'organizzazione, a un'istituzione come la loro, che dalla manutenzione della ristrutturazione, comunque la cura delle opere che fanno parte della collezione, ma fino alla didattica sul territorio per avvicinare le persone alla cultura e all'arte, e questo ci fa piacere. D'altro canto, però, riusciamo a materializzare questa nostra collaborazione attraverso degli eventi culturali che facciamo presso i loro spazi, di cui in una chiacchierata di poco tempo fa che abbiamo fatto si parlava di ROI. Non è tangibile il ROI o economicamente misurabile qual è il ROI di questo tipo di attività, ma la prova la si vede nella soddisfazione dei nostri ospiti che vengono agli eventi che realizziamo presso i loro spazi, e che prima ancora di andare via ti guardano con gli occhi soddisfatti dicendo: mi raccomando, se lo fate ancora reinvitatemi, voglio tornarci. Ecco, lì si crea una sorta di legame col cliente, che non credo ci sia un cadeau che si può spedire a casa delle persone che ti lascia così un segno di un'esperienza vissuta in un luogo incantevole, diversamente non si riesce a dare. E possiamo anche dire, a livello reputazionale, che il vostro prodotto, che è un prodotto di design, è appunto di dove la bellezza è, come dire, è parte integrante dell'aste, degli asset, riceve un beneficio dall'associazione valoriale con una realtà, in questo caso internazionalmente così nota come la collezione Guggenheim. Ricordo quando Andrea Illy era presidente di Alta Gamma, che è comunque un'associazione che racchiude le aziende che comunque fanno parte del cosiddetto mondo dell'alto di gamma o dell'ex lusso, e raccontava e raccomandava ai suoi associati di essere sempre più culturacentrici, perché questo rappresentava un asset importante di competitività nei confronti dei mercati e dei competitor che non potevano, ad esempio, lavorare portando un pezzo di arte e di cultura italiana nello stesso modo. Questa è una dinamica che condividete. Assolutamente sì, ormai il prodotto e la qualità del prodotto sono dati per scontati. Il servizio è condizione sine qua non, e diciamo che questi sono i fattori chiave per sopravvivere sul mercato. Dal nostro punto di vista, per fare la differenza, per distinguersi da tutti gli altri player, la cultura e l'arte in primis, ma tutti quelli che sono gli aspetti, il rispetto dei dipendenti, insomma, e tutte le altre sfaccettature della sostenibilità, ma rimango sul tema di arte perché siamo focalizzati su quello, cioè riuscire a dare ai nostri stakeholder, ma ai potenziali clienti in generale, dei contenuti, degli arricchimenti culturali, artistici, abbiamo la prova, ma che viene dalle loro parole, non da niente di astratto, che li rende piacevolmente colpiti del fatto che un'azienda non si preoccupa solo di raccontare quanto è bello il loro prodotto, di fare i molto attuali storytelling della collezione, ma cerca di spiegargli o gli aiuta ad avvicinarsi ad un mondo come quello dell'arte, che tanti hanno visto a scuola e poi sì, leggono qualcosa, ma non hanno tempo e modo di avvicinarci. Sì. Portarli vicino a questo mondo ci viene fatto presente che è cosa molto gradita, quindi Alexia ne è testimone, siamo molto orgogliosi e felici della collaborazione con Intraprese, e nonostante i periodi difficili di cui prima si parlava, abbiamo già manifestato e preso formale impegno di essere parte di Intraprese anche il prossimo anno, perché non è il momento di crisi che ci può far distogliere da quello che reputiamo per noi una cosa fondamentale. Ecco, grazie. I casi che abbiamo visto adesso sono interessanti, a mio parere, anche perché da un lato riguardano delle aziende di dimensione sicuramente rilevante, ma non grandi multinazionali italiane, come Guna e come Florim, leader nei loro mercati,
e che hanno scelto una le arti performative alla scala e l'altra le arti visive come la collezione Guggenheim, il che significa che l'arte e la cultura possono effettivamente trovare risposta e attenzione e diciamo successo anche da parte di aziende di varia natura. E abbiamo parlato di sponsorizzazioni, adesso invece con Carlo Giordanetti, che è il CEO del The Swatch Artist Peace Hotel, parliamo di una multinazionale come Swatch che ha fatto una scelta che noi invece chiamiamo di produzione culturale d'impresa, quindi avete scelto l'arte e la cultura come elementi di valore molto affini peraltro al posizionamento di Swatch come è nato, che era un unconventional e creativo, e avete deciso niente po' di meno di realizzare un hotel che non è il vostro mestiere, di un produttore di orologi, ma per fare in modo che attraverso questo luogo, evento, si potesse affermare, confermare la vostra missione di, chiamiamola, bellezza e stile design, è corretto? Assolutamente. Il progetto The Swatch Art Peace Hotel è nato proprio come diciamo il gesto ultimo per raccontare e soprattutto per far fruire a quante più persone possibile il rapporto che Swatch ha sempre avuto con l'arte. Swatch ha avuto, il fondatore di Swatch ha avuto l'intuizione in un momento in cui questo materiale, che era quasi una bestemmia nel mondo dell'orologeria svizzera, cioè la plastica, entrava in gioco e doveva essere poi il salvagente di tutta l'industria svizzera, ha trovato il modo di lavorare con gli artisti per dargli quelle, diciamo, lettere di nobiltà che il materiale di per sé non aveva, e quindi la collaborazione con gli artisti è nata fin dall'inizio, dal 1984, quando il marchio nasce nell'83, quindi è stato però sempre un percorso fino a 10 anni fa in cui il prodotto era al centro, in cui la collaborazione con gli artisti era sul prodotto, creando peraltro poi un movimento e delle comunità di riferimento di collezionisti e di artisti che volevano collaborare con Swatch, quindi già facendo un lavoro di grande apertura, perché una delle caratteristiche fondamentali del marchio Swatch è questo concetto di essere trasversali e estremamente democratici, cioè comunque molto fruibili, molto aperti, molto accessibili a pubblici diversi. E questo diversi. Valore penso che sia particolarmente caro agli artisti, che amano proprio non sentirsi, come dire, costretti a lavorare, ma invece allora, lavorano in libertà. Allora, una delle cose più di soddisfazione che ci è successa negli anni è quella di interpellare degli artisti di grande reputazione, di grande nome, e di sentirci dire, mi stavo dicendo, ma a me non lo chiedono di fare lo Swatch, perché per l'artista, anche veramente di nome, l'idea di avere un prodotto che poi al mattino alla famosa maniglia del metrò a cui uno si tiene lo trovi, è chiaro che è un modo meraviglioso per far uscire il loro messaggio fuori dalle gallerie, dai musei, a cui siamo tutti più che affezionati, come dimostra la collaborazione con la collezione Guggenheim, ma era l'idea di renderlo ancora più fruibile, più visibile. Ad un certo punto è nato, nel momento proprio in cui l'approccio al mercato cinese diventava un approccio... Perché ricordiamo che l'albergo è a Shanghai. L'approccio al mercato cinese diventava naturalmente una sfida molto importante per il marchio. Il chairman ha individuato proprio questo edificio come il luogo in cui si poteva rappresentare la missione ultima di Swatch rispetto all'arte, e cioè dare tempo e dare spazio a degli artisti per esprimersi. Ai tempi, nel 2008, quando il progetto ha preso forma, anche se poi ci sono voluti 3 anni affinché si realizzasse, c'erano 2 visioni possibili: prendere questo edificio e farne il più grande negozio al mondo, con una bella galleria d'arte all'ultimo piano, oppure prenderlo e farne un esperimento e un laboratorio. Un laboratorio. Okay. Quindi è stato trasformato. Abbiamo visto, scusa, stavano passando le immagini di artisti all'opera, al lavoro, nell'albergo, all'opera, perché è diventata atelier. Una residenza permanente. Per è una residenza permanente, ci sono 18 atelier e 18 appartamenti in cui gli artisti sono ospitati. La cosa molto importante di questo progetto è che gli artisti non lavorano per noi, gli artisti lavorano per se stessi, cioè è un gesto che viene fatto per quindi dare non siete a loro. Committenti, non siamo siete assolutamente ospiti. Committenti. Naturalmente ogni tanto scatta un attimo la scintilla
dell'interesse dal punto di vista estetico, dal punto di vista intellettuale, dal punto di vista del messaggio. E quindi poi ci sono stati dei progetti che abbiamo realizzato con alcuni artisti, alcuni sono dei progetti di prodotto, quindi degli orologi disegnati da loro, ma credo che in realtà i progetti più interessanti siano quelli che hanno portato Swatch ad esprimersi oltre il prodotto. Per esempio abbiamo avuto una sound artist italiana, peraltro estremamente brava, che dopo aver concluso il suo progetto a Shanghai è venuta da noi in Svizzera, abbiamo insieme creato un progetto che si sarebbe poi chiamato The Sound of Swatch, e lei ha avuto, con la gelosia di tantissime persone, accesso a tutte le fabbriche della Swatch, perché con i suoni delle fabbriche e con degli strumenti musicali che lei ha creato, con gli strumenti che gli orologiai creano e utilizzano per fare gli orologi, ha creato una colonna sonora. Quindi questo è stato bellissimo, perché siamo andati al di là del prodotto fisico. La ricchezza fisico. Di affidarsi agli artisti ha una visione non molto convenzionale, che è diversa da un grafico, da un pubblicitario, da un creativo, mentre se l'artista ti porta verso orizzonti diversi. E come comunicate questa operazione? Quindi in che termini riuscite poi a valorizzarla, a sfruttarla e quindi a considerarla un investimento che abbia un ritorno? Perché neanche voi, come diceva prima, certo, Borsari, siete dei benefattori. Sicuramente una delle variabili chiave del progetto è nata, come sempre, diciamo, non era prevista nello statuto, è nata col tempo, ed è quella di accompagnare alcuni degli artisti nel loro cammino anche una volta che sono usciti dalla residenza. Questo avviene con delle operazioni come per esempio la partnership con la Biennale di Venezia, che Swatch ha ormai da parecchie edizioni, con la FIAC di Parigi, con magari anche soltanto il contributo alla realizzazione di progetti editoriali, per esempio per i fotografi è molto importante poter poi realizzare il book, e quindi abbiamo lavorato parecchie volte insieme a loro come supporter. Noi non amiamo la parola sponsor, ma insomma come supporter. Una delle cose che Swatch ama fare è creare contenuto, quindi nel lavorare con gli artisti cerchiamo poi sempre, nella fase, ripeto, successiva alla loro residenza a Shanghai, di lavorare insieme, ecco, non siamo quelli che mettono il marchietto al fondo. E questo è veramente la variabile vincente, perché naturalmente il progetto è a Shanghai, diciamo che è stata fino al mese di gennaio una metropoli comunque internazionale, però gli artisti lavorano lì dentro, noi non è che possiamo portare il pubblico, perché poi sembra di andare a vedere, no, gli animali in gabbia e fargli vedere. Abbiamo naturalmente uno spazio espositivo che utilizziamo, lo utilizziamo proprio per raccontare la storia degli artisti che sono in residenza, quindi lo diamo a loro per esprimersi all'interno. E poi abbiamo una serie di attività di comunicazione più tradizionale, chiamiamole così, per fare un esempio, due anni fa ormai a questo punto abbiamo fatto un progetto con Damien Hirst, che celebrava i 90 anni di Topolino, e abbiamo scelto di presentarlo qui, quindi abbiamo avuto la possibilità di portare 150 giornalisti da tutto il mondo a Shanghai e di fare lavorare anche gli artisti che erano in residenza sull'icona Mickey Mouse. Quindi è stato anche molto divertente. La variabile della leggerezza, che fa molto parte di Swatch, entra in gioco con questi progetti speciali, perché sennò gli artisti, ripeto, ognuno ha il suo linguaggio, il suo mondo. Ecco, una domanda che purtroppo deve essere l'ultima, perché come potete immaginare avrei voglia di parlare con tutti coloro i quali sono in questo panel per altri minuti, ma abbiamo dei tempi e vorremmo anche dare poi la possibilità, attraverso una chat che mi sembra sia attiva, di fare domande in caso poi il nostro pubblico volesse provare a dialogare con i nostri panelist. Ma comunque una domanda d'obbligo: rimane un unico esempio a Shanghai o pensate di scalare, tra virgolette, come si dice, il progetto degli alberghi d'artista, per esempio portando uno in Europa piuttosto che negli Stati Uniti? Allora, diciamo che nella ricerca dell'eccellenza, che comunque ci contraddistingue, è meglio farne uno solo e farlo molto bene. Ogni tanto, e devo dire ormai sempre più spesso, la tentazione di avere un pop-up, che è una cosa molto di moda in questo momento, si fa strada. E proprio ieri ne abbiamo parlato in Italia, quindi chissà che magari si possa realizzare questo che è anche un po' un sogno, perché l'idea ci è venuta da molti artisti, molti ce l'hanno chiesto, e quindi vediamo.
Beh, infatti a Milano, per esempio in via Tortona, c'è un albergo di una catena internazionale che ha proprio scelto di, come dire, utilizzare l'arte con mostre temporanea e in alcuni altri casi invece decidendo, come ce ne sono altri casi in giro, di camere che sono arredate, abbellite da un artista e quant'altro. Quindi questo tema è, voi avete... Il fatto che di aver aperto voi l'albergo è tutt'altro tipo di operazione, molto più strategica e che potete governare con molta più facilità. Beh, anche perché noi abbiamo mantenuto di questo edificio soltanto un piano che è un vero albergo, nel senso che è soltanto un piano dove ci si può prenotare e stare. Però si vive in un'atmosfera di artisti, però le suite, le camere dell'albergo hanno poi una loro identità, certo, una loro dimensione. Quello che credo che sia interessante, sarebbe interessante, perlomeno questa è la mia visione, sarebbe quello di riuscire a fare questi satelliti in quelle che possiamo chiamare città d'arte in qualche modo. Ne avevamo parlato proprio con la collezione Guggenheim 2 anni fa, cercare di legarli in qualche modo ad un universo già votato. Vabbè, vediamo se riusciamo a portarvi a fare un albergo a Venezia, per esempio, diciamone una. Per esempio. O l'Aquila, per esempio. Esatto. Ok, grazie a Carlo Giordanetti. A questo punto invece, in collegamento questa volta con Michele Lanziger, spostiamoci di punto di vista di ottica e andiamo invece a parlare con un operatore culturale, con un'istituzione culturale, anche in questo caso possiamo dire non convenzionale, perché quando uno pensa a un museo, nel senso classico del termine, non pensa ai musei della scienza, mentre invece la realtà del Muse a Trento è di essere un benchmark, se non sbaglio, a livello anche europeo in termini di quantità e di qualità del progetto. Abbiamo collegato Michele Lanziger. Sono qui, buongiorno, grazie buongiorno, di questa possibilità di dialogo. Congratulazioni a tutti gli interventi molto ispirativi che abbiamo ascoltato finora. Ecco, dunque qua ci possiamo fare due cose. Andare avanti e commentare insieme alcune chart che mi sono arrivate da voi e che mi sembrano interessanti perché raccontano con qualche numero e qualche istogramma come l'arte e la cultura pesano e sono considerate nel bilancio del museo, quindi che è un aspetto importante, come l'istituzione culturale considera il finanziamento privato come parte rilevante della propria missione. Oppure invece possiamo andare a braccio e parliamo del più e del meno. Cosa preferisce fare? Massima disponibilità. Può essere comunque interessante partire anche da questo elemento. Lei ha richiamato all'inizio la componente di benchmark. Non c'è alcun dubbio che una relazione positiva col settore privato, in una logica di supporto o di partnership, permette di svolgere a pieno titolo quella relazione tra pubblico e privato che concorre ai temi che costituiscono tra l'altro il tema, ovviamente il tema della nostra giornata, ma si guardi, i musei indubitabilmente devono cambiare un loro certo statuto, parliamo anche del museo scientifico oltre a quello artistico, da distaccato osservatore, da luogo dove si dicono cose e il resto conta poco dal punto di vista della conoscenza scientifica, deve diventare un luogo di partecipazione, partner di sviluppo. E la stessa definizione di museo, non interessa in questo momento, sta affrontando il tema della democratizzazione, quindi del ruolo sempre più rilevante del museo nella sua società. Allora, e va da sé, un ruolo all'interno della società non può avvenire se non creando una relazione più che positiva anche con i settori produttivi, i quali peraltro stanno, come abbiamo visto quest'oggi dai tanti esempi, avendo dei percorsi assolutamente analoghi. Quindi un museo che tradizionalmente è basato su qualcosa, sulle sue collezioni, diventa sempre più un luogo per qualcuno, per i suoi nuovi pubblici, un luogo partecipativo, per certi versi, un termine anche un po' forse brusco, un museo attivista, vale dire un museo che sappia creare delle relazioni positive e cambiare, aiutare a cambiare la società. Ma in fin dei conti, cosa sta dicendo a Ursula von der Leyen con il suo doppio gioco tra Green Recovery e Next Generation Fund? Si sta dicendo proprio questo, che noi dobbiamo in qualche maniera orientare il nostro modo di guardare, di produrre verso una dimensione che traguarda verso il futuro,
E questo è un richiamo fortissimo per i musei. Certo che sono beni culturali, certo che è conservazione, ma perché conserviamo se non per le next generation? E questo funziona sia per gli assetti, diciamo, più tipici di un museo naturalistico che guarda ad esempio al cambio climatico e quindi ai temi della sostenibilità secondo un criterio appunto dell'ambiente, del futuro dell'ambiente, ma mi troverei fortemente alleato, e credo che lo potremo proprio pensare, quando guardiamo al benessere della società, il benessere psicofisico che genera proprio l'attitudine alla frequentazione della dimensione culturale. Ecco, in, quindi, questa, vostra, in questa vostra, diciamo, strategia e visione da museo della scienza, quanto pesa il contributo delle imprese private e come lo alimentate e come le imprese private poi vi aiutano a diciamo fortificare la vostra attività istituzionale? Ma guardi, prima sentivo parlare di ROI, che per un direttore geologo potrebbe anche essere una sigla piuttosto astrusa, però effettivamente quali sono gli elementi economici che intervengono in questa operazione? Eccoci, c'entrano aspetti specificatamente economici, ma anche di co-creazione. Di fatto, noi siamo molto orgogliosi di poter segnalare che il 50% dei nostri finanziamenti provengono da questo mix di collaborazione, partenariati, ricerca finanziata. E ci piace anche segnalare che dal punto di vista della restituzione economica sul territorio c'è un rapporto tra un euro che andiamo a investire sul museo su circa 5 euro di indotto sul territorio. E quindi c'è questa dimensione anche di attività. Il privato si inserisce in questa dimensione aiutandoci a produrre, ma anche riconoscendosi nelle nostre attività. Qui vedo la slide di Io resto a casa, è stata questa forte attività come reazione in qualche maniera alla dimissione del lockdown, che però si è tradotta sia nella produzione dei prodotti digitali che sono stati sostenuti e sviluppati, quindi con la partecipazione degli enti di partecipazione economica appunto in termini di supporter, ma anche con iniziative che poi abbiamo fatto offsite sul territorio. Appena si è potuto riconquistare per certi versi la possibilità di uscire, ecco che la dimensione offsite e questa nozione di extended museum, museo diffuso, uso del territorio, ha fatto sì che noi ci mettessimo immediatamente a dialogare, l'esempio di Ricola è molto interessante, per poter mettere a disposizione un nuovo modo di guardare i paesaggi. Ecco, vedo adesso l'immagine. Ecco, guardate, facciamo l'esempio ad esempio pratico, cosa avete fatto con Ricola? Mi permetta questa battuta, sia negli orti del museo, abbiamo una parte green al museo, sia un giardino botanico in montagna, noi stiamo facendo attività di avvicinamento, di conoscenza, di riscoperta, perché abbiamo bisogno di narrazioni che ci permettano di guardare con occhio diverso i paesaggi di tutti i giorni. Ma questa cosa un po' buffa che mi è stata raccontata, quando si pensa anche a determinati modi con i quali le aziende comunicano, e noi abbiamo tutti a mente, non lo canterò perché non è il caso in questa sede così strutturata, il sound logo di Ricola. Beh, insomma, è successo più volte, mi è stato raccontato ieri, che nell'azione educativa, nell'azione di scoperta della natura in questo meraviglioso paesaggio a 1600 metri di quota nella montagna di Trento, il pubblico associava all'immagine grafica, all'attività che venivano fatte, alla dimensione della presenza di questo logo, anche al sound logo, come dire che noi possiamo anche pensare di essere una bella torre di produzione culturale indifferente alla società, ma in realtà abbiamo una società molto più complessa che riesce a creare dei crossover molto naturali e quindi valori che le società esprimono di per sé come produzione possono benissimo integrarsi con i valori che noi andiamo a produrre. Scusate se sono entrato nello specifico di questa cosa un po' buffa che mi è stata raccontata ieri, cioè di visitatori che intonavano un coretto quando si andava a scoprire le preziosità floristiche dell'alta montagna trentina. Però tornando a noi, effettivamente è assolutamente coerente il fatto che se noi vogliamo riconoscere la capacità di leggere i grandi problemi globali del pianeta, ad esempio i temi dei 17 gol dello sviluppo sostenibile, dobbiamo anche essere capaci di incidere a livello locale insieme alle nostre comunità.
e questa operazione sicuramente entra a far parte di una relazione proattiva e positiva con le aziende che, come abbiamo sentito in viva voce questa mattina, riconoscono questa stessa dimensione. Adesso non so se posso ancora tenere la parola, però mi sto rendendo conto che un po' tutti, noi stessi musei come le aziende, dipendiamo molto ormai da una capacità di scegliere il meglio tra prodotti pari sullo stile di TripAdvisor. Allo stesso tempo viviamo una dimensione dove in qualche modo abbiamo tutti un certo senso di colpa nella dimensione dell'ambiente e come terzo elemento abbiamo bisogno di esprimerci, ormai la nostra società è molto posizionata verso l'alto, parlo almeno della nostra società occidentale, sulla piramide di Maslow. Ecco che allora investire sulla cultura riesce in qualche maniera sicuramente a posizionare bene, a darci soddisfazione dal punto di vista di questa sorta di ansia di non essere adatti a cogliere le necessarie trasformazioni che come società dovremmo porre, ma allo stesso tempo attraverso i meccanismi culturali a creare grandi forme di partecipazione. Credo che questo sia un buon modo di guardare l'alleanza tra i soggetti che partecipano nel dialogo tra pubblico e privato nell'ambito dell'innovazione sociale. Adesso sì. Ok, va bene. Okay. No, stavo dicendo che all'inizio abbiamo fatto vedere come tra le motivazioni della scelta culturale c'è anche il tema dell'area della sostenibilità, no? E nel vostro caso penso che siate un museo, una tipologia di museo particolarmente interessante per aziende che vogliono cavalcare e che vogliono declinare questo tipo di valore, proprio perché il rapporto con il cambiamento climatico piuttosto che altri fattori che vanno a intervenire direttamente sulla sfida per la salvaguardia ambientale fanno parte quasi naturale di un pezzo della vostra narrazione. Poi ne parleremo anche con la Vazza, che ha fatto anch'essa una scelta di questo tipo. Ecco, voi la vedete questa come opportunità e cosa fate e cosa pensate di fare per cavalcarla pur essendo un'istituzione culturale? Ma guardi, prima forse mi sto esprimendo in maniera troppo affastellata, noi davvero ci riconosciamo come enti pubblici, peraltro sostenuti dalla comunità attraverso il finanziamento dei nostri enti che ci governano, come parte di un complesso dove la dimensione di uno sguardo verso il futuro sempre più complessivamente ci vede alleati con il settore privato. Quindi Sigbadi, ad esempio, ha un lavoro molto per noi interessante attorno alle economie circolari che stiamo sviluppando con ENI, con attività educative svolte in determinati specifici siti, ma di fatto andiamo a caratterizzare il nostro modo di porre la riflessione sulla decarbonatazione assieme a questa società, oppure il tema con Nova Mont del tema della plastica. Sono tutti elementi che di fatto convergono, cioè se davvero la cultura vuole entrare a far parte in una dimensione non elitista del nostro divenire sociale, ecco che allora l'attenzione al pianeta, ma le partnership, ai temi della pace e della prosperità, sono tutti elementi che caratterizzano lo sviluppo, i criteri dei 17 goal dello sviluppo sostenibile, ma che trovano appaiati davvero il modo di fare dell'ente pubblico. Adesso ho citato qualche caso, ma per dire, quest'estate, proprio per offrire alle nostre comunità un luogo culturalmente appagante e di uscita dopo i mesi di chiusura, abbiamo realizzato questa iniziativa di Muse Summertime, dove in un villaggio di pergole, per poter stare all'ombra, tutti i giorni si facevano iniziative per le famiglie, in maniera da creare un luogo interessante per la città. Queste iniziative sono state fatte tutte in collaborazione con delle aziende, perché abbiamo trovato una forte condivisione di obiettivo. E quindi potrei procedere con altri elementi. Diamo spazio a questo punto al prossimo intervento, direi, ma comunque mi sembra molto efficace questa rappresentazione anche della vostra visione di istituzione culturale, che mi sembra di ricordare è la prima forse in Italia o in Europa in termini di frequentazione di numero di visitatori, corretto? Sì, abbiamo fino adesso, questo è un altro tema che forse potremmo condividere, fino adesso in un periodo pre-Covid il tema della numerosità, della frequentazione, delle mostre temporanee era un valore assolutamente una driving force per valutare la qualità di un'offerta e di un risultato.
oggi probabilmente dovremo andare a sviluppare degli indicatori che hanno a che fare maggiormente con la capacità di relazione con le nostre comunità e quindi più un aspetto qualitativo, ad esempio nei musei con delle visite personalizzate e questo rapporto sulla dimensione social che non deve essere misurata solo dal numero dei download, ma davvero dalla capacità di creare delle relazioni social di qualità. Perseguire che cosa? Proprio perseguire questa missione, che è una missione che guarda a un futuro, nel nostro caso è aggettivato come sostenibile, dove in realtà è una comunità nel suo complesso, pubblico-privato, quasi in maniera non differenziata, deve concorrere per una futura generazione. Ecco perché io vedo per gli enti culturali le prospettive del Recovery Fund devono diventare delle opportunità di ulteriore espansione della capacità di creare relazioni con il mondo della produzione, perché noi siamo degli attori di successo, a mio giudizio, del Recovery Fund in alleanza con le aziende. Certo. Quindi non si tratta solo di fare dell'outreach e quindi non aiutare a comunicare, ma perché è inerente il fatto che un modo di guardare al futuro della nostra società deve vederci viaggiare assieme, perché in verità sono due modi di vedere e di interpretare il nostro ruolo per il futuro delle nostre generazioni. Grazie Marco, mi sembra che Lanziger ti abbia offerto un ottimo assist, perché tu sei anche museo oltre che essere impresa, anzi la tua prima carica è stata fino a poco tempo fa quello di essere direttore del museo, che è un benchmark tra i musei d'impresa che ha scelto Lavazza, quindi con le dinamiche anche tipiche dei musei di come rendere più efficace la divulgazione dei propri contenuti e in un contesto in cui poi c'è invece il gruppo, l'azienda che ha scelto da tempo l'arte nel modo multidisciplinare del termine come territorio di intervento. Da dove vuoi cominciare? Dal museo o da quello che no, fa la Lavazza? No, parto dall'assist perché devo buttarlo dentro, sennò questo... la cultura, l'impresa va verso la cultura va verso l'impresa, no? E questo è per me molto, questa convergenza ci fa capire quanto entrambi, no? Noi come aziende e le istituzioni stiano riconoscendo un mutuo valore, no? La scultura scende dal piedistallo, entra di nuovo nella comunità come erano in origine i musei, si confronta con il presente non più soltanto con un racconto dentro una cornice ma con una comunità, e l'impresa naturalmente è all'interno della comunità, raccogliendo attorno a sé gruppi di consumatori che si identificano con determinati valori. Fare cultura oggi vuol dire sicuramente rendere tangibile un valore intangibile, che è quello appunto della cultura, ma che è importante entri nell'ambito della comunità dei consumatori di un brand, perché è dimostrato che oggi i consumatori si avvicinano a un brand se identificano in questo marchio anche un'azione di responsabilità sociale nella comunità, ma anche di accresciuto riconoscimento di quelli che sono i principi estetici, il valore che attorno a un pubblico identifica, no? Dare un'esperienza di consumo di un prodotto oggi vuol dire anche entrare nella vita che fanno determinati soggetti, capire quali sono i loro gusti, le cose che gli piacciono. Ma la cultura che fa anche Lavazza a partire dagli anni 90, quando è partito il mondo del calendario, che quindi ci ha avvicinato alla fotografia d'autore e che nel tempo ci ha permesso anche di maturare un determinato tipo di rapporto con fotografi importantissimi come McCarry, Newton in origine, ma oggi poi sempre di più avvicinarci anche a quel concetto della sostenibilità, che non è più semplicemente un tema, ma per me è una precondizione. Se diamo tutti per scontato che sposare i 17 obiettivi dell'ONU e questa data del 2030 rappresenti un termine ultimo entro cui cambiare tutti modo di approcciarsi alla realtà in termini di produzione industriale, in termini di consumi quotidiani, anche l'arte si sta interrogando su questo. Tantissimi artisti oggi affrontano in maniera esplicita il tema del cambiamento climatico o delle condizioni di vita di determinati soggetti come parte della loro arte, parte della loro espressione. Lavazza negli anni ha sostenuto, lo vedete in queste immagini, tantissime istituzioni, la collezione Peggy Guggenheim di Venezia, di cui siamo partner insieme poi a Guggenheim di New York, all'Ermitage a San Pietroburgo, su Venezia anche sui musei civici veneziani e poi a Milano con la Triennale Il Mude e a Torino con Camera. Sette istituzioni con cui abbiamo attivato anche durante il periodo del lockdown una serie di attivazioni importanti che chiaramente avvantaggiandoci anche del fatto che il pubblico aveva una grandissima attenzione al contenuto digitale, siamo riusciti a creare questo progetto chiamato Restart, attraverso cui abbiamo raccontato per un periodo
le nostre mostre, quelle che erano attualmente partner, ecco, del progetto. Raccontiamo di un po' che cosa avete fatto con Restart, che c'era proprio questa chart che sì. visualizza una scelta del 2020, no? Che probabilmente con dinamiche che altrimenti non avreste, penso, interpretato. Esatto, il Covid ha accelerato una tendenza che era ovviamente già in atto, quella della digitalizzazione dei contenuti. E questo ci ha permesso di creare, questo progetto, l'occasione per riunire in un'unica trasmissione di contenuti quelli che erano i nostri partner. Quindi la Vazza è diventato un po' il punto digitale dove raccontare i progetti che stavamo facendo. Quindi avete aiutato le istituzioni culturali ad essere più efficaci, esatto, raccontare i propri contenuti su una piattaforma che altrimenti non avrebbero. Esatto, avuto. Le loro piattaforme e le nostre insieme comunicavano un racconto della mostra. Biba Giacchetti al MUDEC raccontava la mostra di Herwitt su Families, con Venezia abbiamo fatto lo stesso racconto, cioè rendevamo possibile la fruizione di quello che non si poteva vedere in forma digitale, tra l'altro con degli approfondimenti molto interessanti, perché appunto il curatore che raccontava un'opera tenendola in mano, facendola vedere, era un modo per ingaggiare molto la comunità di chi seguiva. Questo ci ha permesso di fare dei numeri importantissimi, però come diceva giustamente prima il direttore, non è soltanto una questione di numeri, è una questione di ingaggio, di capacità di poter coinvolgere il pubblico, perché è chiaro che il digitale ti permette di calcolare il valore, no? Questo ritorno dell'investimento in maniera certa, quasi scientifica, e questo è uno strumento importantissimo, lo sarà sempre di più anche rispetto alla DV classica, no? Ma dall'altra parte, se c'è un ingaggio soltanto di impressione, di immagine, siamo anche in una società di cui siamo talmente bombardati di contenuti che invece quello che deve restare è un rapporto. Per questo l'ingaggio della comunità è sempre un concetto più sofisticato da raggiungere, e di fidelizzazione. Anche importanti investimenti come questi, se poi non vanno avanti in un rapporto che si crea e continua, sono un po' dispersi, no? Restano un'eccezione, ma soprattutto per un'azienda che poi deve legare anche un interesse di profitto, è chiaro che c'è la volontà di accrescerle e portarle avanti. Quindi per questo la cultura, noi sono più di 25 anni che ci lavoriamo, no? E man mano evolviamo seguendo anche come evolve da un mecenatismo classico verso una coproduzione, per esempio. L'esempio di Swatch è emblematico in questo, cioè oggi il museo, l'istituzione guarda anche all'impresa, che è un po' un osservatorio anche dell'innovazione, come luogo dove apprendere delle idee e semmai collaborare a creare dei contenuti che non devono in nessun modo toccare l'attività dell'artista, ma semmai selezionare degli artisti che risuonano a determinato livello valoriale all'azienda e che quindi vanno sostenuti, perché crescono anche lì una relazione di comunità e l'azienda se ne può avvantaggiare. Certo, comunque questa scelta di essere uno strumento di potenziamento dei contenuti artistici e culturali di istituzioni attraverso l'innovazione digitale è un tema fondamentale. Quindi che penso toccherà anche interessi di tipo istituzionale, perché il sistema culturale italiano deve imparare ad essere più efficace attraverso le tecnologie digitali, e questo fa parte di un progetto più strategico, diciamo, a livello governativo. Certo. Vorrei anche aprire una finestra invece sull'altro tema, quello del vostro rapporto con la sostenibilità, perché a un certo punto la Vazza ha pensato di, attraverso l'arte, raccontare e dare spazio e attenzione a questo tipo di valori. Sì, il lavoro che la nostra CSR sta facendo chiaramente da anni, avendo sposato 4 dei 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile dell'ONU, ma soprattutto avendone inventato un altro che è il Goal Zero, che è comunicare questi 17 obiettivi. Quindi la strategia principale è quella di diffondere questi obiettivi, e una delle metafore con cui si è deciso di affrontarlo è l'arte, in particolare la street art. Sono stati quindi individuati, in collaborazione con la città di Torino, in questa prima fase che è Tower 2030 a Torino, 17 muri e 17 artisti anche internazionali. A ciascuno di loro è stato assegnato un muro e un progetto che hanno sviluppato per raccontare quell'obiettivo. Chiaramente poi la metafora dell'opera d'arte viene raccontata in diverse fruizioni, con un libro edito da Feltrinelli che racconta gli obiettivi e la metafora che l'artista ha scelto per raccontarli, un progetto televisivo, ma anche poi tantissime attività che vengono fatte in Nuvola alla Vazza con i bambini nei laboratori e con i tour che partono proprio da Nuvola e fanno fare il tour dei 17 muri, riportando quindi a un discorso anche di territorio sulla città, perché appunto Nuvola, come anticipavi,
è il luogo in cui si realizza un po' anche l'attività di sostenibilità e di responsabilità sociale dell'impresa nell'headquarter, che è appunto a Torino, anche con il museo, quindi con un racconto dell'heritage d'impresa, con un racconto del nostro modo di essere e di identificarci col territorio, ma anche appunto con la storia di quella che è stata l'evoluzione dell'azienda Lavazza e del marchio nel corso degli anni, con lo spazio di centrale che vedete qui nell'immagine, che è un luogo dove escono idee, escono progetti di cultura, l'hub delle idee l'abbiamo chiamato, lo conosci bene, è uno spazio dove appunto avvengono convegni e tutte le attività culturali della città in qualche modo vengono a fare parte del loro palinsesto all'interno di Nuvola, da Biennale Democrazia, Torino Stratosferica, il Salone del Libro, ecco, trovano dei punti. Ad esempio durante il lockdown il Salone del Libro ha trasmesso parte dei suoi contenuti digitali dalla nostra sede, quindi ci sentiamo anche responsabili del territorio, di quanto esso produce in termini di cultura, e non, è necessario che Lavazza, che ha deciso di restare a Torino e portare forte il segnale di esserci, alimenti appunto queste attività culturali, ne sia protagonista, perché è indubbio che si generi valore, non credo neanche ci sia bisogno di spiegarlo, no? Per chi vive con la città, il Salone del Libro è un'istituzione, va sostenuto e di conseguenza Lavazza lo fa. Ecco Paolo, direi che, grazie Marco, direi che anche prendendo spunto dall'ultimo intervento, uno dei benefici importanti che questo rapporto fra cultura e impresa offre è la capacità di comunicare al meglio, in modo efficace, integrato, multimediale, i contenuti culturali che molto spesso gli operatori culturali di per sé non saprebbero fare. Il progetto che raccontava sull'aspetto della sostenibilità, e quindi abbiamo fatto il video, facciamo il libro, lavoriamo sui social. Non molte istituzioni culturali con questo tipo di contenuti saprebbero poi probabilmente mettere in pista la competenza di comunicazione di una multinazionale come nel loro caso. E questo mi sembra uno degli numerosi spunti che possiamo dire abbiamo ricevuto da questo confronto di stamane. Cosa dici? Sì, beh, innanzitutto grazie davvero, perché mi sembra che ci siano tantissimi spunti molto, molto importanti. Credo che siamo partiti dalla comunicazione, siamo arrivati a dire che in realtà è una rappresentazione dell'identità dell'azienda, e dall'altra parte siamo andati a dire che queste collaborazioni implicano una differenza specifica, ma un mantenimento delle specificità degli attori coinvolti, ma al tempo stesso una capacità di fare massa molto, molto importante. Collego solo all'ultima cosa che è stata detta, perché quando si parlava del progetto Restart, la prima cosa che mi è venuta in mente di quel progetto lì è: oh, finalmente c'è un posto dove si possono vedere tante istituzioni e poi ciascuna può essere rimbalzata. Ecco, credo che noi abbiamo bisogno in questo sforzo di ampliare moltissimo la capacità di fare massa, di fare spinta rispetto alla relazione fra cultura e impresa, perché è molto di più che una comunicazione, ecco, ma è proprio una coproduzione. Certo, noi abbiamo visto appunto casi in logica di benchmarking stamane, ma dal tuo osservatorio in generale il mondo delle imprese sta guardando con attenzione stabile, crescente, in diminuzione, questa opportunità, e consapevole dei benefici che poi può portare, perché abbiamo visto che le modalità di ritorno possono essere di varia natura. Però questo forse noi vogliamo raccontarlo come Comitato Cultura più Impresa, ma non è così facile. Cosa dici? Allora, direi questo. Le organizzazioni culturali in questo momento hanno molto bisogno di essere ascoltate e di ricevere fiducia, perché hanno dimostrato di voler essere parte della ripresa. Le imprese, molte imprese anche, hanno patito molto, per cui la tentazione di dire: beh, aspetta, adesso io tiro i remi in barca, c'è, non possiamo negarla. Credo che questi esempi e questi racconti siano importantissimi, perché ci dimostrano invece che questa è un'unione molto feconda e non è, passatemi il brutto termine, elemosina, è davvero co-creazione. E funziona solo quando lo è davvero. Esatto. Farei avendo a cuore qualche minuto.
Un minuto. Ah, beh, allora niente, volevo fare un giro di ultimo con i nostri. A questo punto, beh, intanto mi sembra che abbiamo mantenuto i tempi perché siamo arrivati precisi, perfetto. Come Comitato Cultura più Impresa, a questo punto inviterei chi ci ascolta di partecipare al premio Cultura più Impresa che andremo ad avviare anche quest'anno a partire da novembre. Trovate tutte le indicazioni lì e poi naturalmente se volete approfondire il dialogo con i nostri panelist scrivete o al Salone della CSR o a noi e vi daremo soddisfazione. Buona conclusione e buona continuazione a tutti. Arrivederci.